Sono passati quasi 20 anni dalla guerra di Troia. Lui piange queste lacrime, dice, ma come, un uomo come Odisseo che ha resistito a mostri, a dolori, a sofferenze enormi, piange? Sì, piange. Un vero uomo, una vera donna non hanno paura di piangere. Ma che cosa fa Odisseo? Si copre gli occhi, non solo per vergogna, ma per nascondersi, per nascondere la propria identità. E come lo fa? Ha un mantello, ci dice il poeta, un mantello purpureo, e lui con questa mano, mi immagino che lui si copra così, proprio così. Questo era il gesto che faceva mio padre quando io, 12enne, 13enne, 14enne, lo ascoltavo così, perché a scuola non ero così bravo. Diceva, te la leggo io, dai, vedrai. E lui faceva, e quando mio padre me la faceva, io la capivo e la vedevo. Allora io spero di riuscire a farla vedere come mio padre me la faceva vedere. Mio padre mi ha insegnato, se vuoi scrivere qualcosa o raccontarla, devi saperla conoscere bene, come se fossi stato lì, devi informarti, essere curioso, domandare ad altre persone. Ed è la stessa cosa che dice Odisseo a Demodoco, tu racconti questa storia come se fossi stato lì, come se l'avessi vissuta. Allora per noi è difficile, se non siamo testimoni, raccontare così bene la prima o la seconda guerra mondiale, ma proprio per questo dobbiamo studiare, renderci la cosa difficile. Insomma, raccontare è un lavoro. La parola, il testo, il teatro, il racconto, se fatto bene, ha lo stesso potere delle azioni, molto più forte delle immagini. Ci fa fare delle cose di cui non avremmo mai pensato che potremmo fare. A volte in teatro i miracoli succedono e io ne sono il testimone.